Con 23 voti favorevoli e 11 contrari, l'Aula ha approvato la prima variazione di bilancio 2022-2024. Tra gli interventi previsti, un ponte sul fiume Serchio da oltre 3 milioni di euro. Critiche le opposizioni, si rischia l'aumento della pressione fiscale. Al Teatro della Compagnia, giornata dedicata al ricordo delle vittime di mafia, un fenomeno che non appartiene al passato, ma che trova anche in Toscana terreno fertile. Mazzeo, ragazzi, non vi voltate dall'altra parte. Disco verde dal Consiglio regionale alla prima variazione di bilancio 2022-2024. L'ammontare degli stanziamenti di entrata e spesa è di quasi 6 milioni di euro, dei quali la maggior parte nel 2024. L'Aula si è espressa con 23 voti favorevoli e 11 contrari, approvati anche con 23 voti favorevoli e 13 contrari gli interventi normativi collegati. Questa manovra prevede una nuova articolazione dell'IRPEF, con gli scaglioni che passano da 5 fino al 31 dicembre 2021 a 4, con decorrenza dal 1 gennaio 2022. Tra gli interventi di spesa, un contributo straordinario riconosciuto alla provincia di Lucca per garantire la realizzazione del ponte sul fiume Serchio da oltre 3 milioni di euro, contributi straordinari all'azienda USL Toscana Centro e al comune di Palazzuolo sul Senio e risorse per interventi di ripristino e messa in sicurezza per una frana nel comune di Buti. A illustrare la manovra è stato il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, operazione sostenuta da Stefano Scaramelli di Italia Viva. Il Consiglio regionale ha approvato una manovra che comporta una variazione al bilancio di previsione che per il 2022 supera i 900.000 euro, è di 450.000 euro sul 2023 e di oltre 4 milioni di euro per il 2024. Sul fronte delle entrate si registra un aggiustamento delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, in adeguamento alle indicazioni che vengono dalla legge di stabilità del governo. Questo comporterà un maggior introito di circa 450.000 euro all'anno, che andrà però a colpire i ceti medio-alti della popolazione. Per quanto riguarda le voci di spesa, i cambiamenti più importanti che vengono fatti con questa variazione riguardano i territori di alcune province. In particolar modo viene rimodulato un contributo di quasi 430.000 euro per il comune di Palazzuolo sul Senio per la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare i servizi sanitari. 250.000 euro sono destinate al comune di Buti e c'è uno stanziamento aggiuntivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro che viene destinata alla realizzazione del ponte sul fiume Serchio e che va ad unirsi ad uno stanziamento della provincia di Lucca, del governo e della regione che già ammontava a quasi 20 milioni di euro. Ma un voto positivo, si conferma la volontà di Italia Viva di questo anno di non aumentare le tasse, una battaglia politica che abbiamo condotto e anche in questa prima variazione la riconferma praticamente anche dell'addizionale IRPEF, degli scaglioni, così come delle tariffe, per noi è un elemento importante. Non era il momento di aumentare le tasse, siamo stati in grado di adeguare le nostre previsioni fiscali alle previsioni di riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale. Questo è positivo in delle settimane che sono molto dure per tutti i cittadini toscani, come per tutta Italia, dove il caro bollette diventa insostenibile. La riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale, l'assegno unico per la famiglia e la piccola forma di riduzione che proviamo a fare a livello regionale può cercare di alleviare quello che è un aggravio che altrimenti rischia di essere insostenibile per le famiglie toscane. Tra chi si è espresso in maniera contraria, Marco Casucci della Lega e Francesco Torselli di Fratelli d'Italia. Il primo si è detto allarmato per la possibilità che si aumenti la pressione fiscale, mentre il secondo si è soffermato sugli aumenti degli stipendi dei manager pubblici. Fratelli d'Italia ha presentato anche vari ordini del giorno ed emendamenti che sono stati tutti respinti. Sonora bocciatura rispetto a una prima variazione che non condividiamo nella filosofia, nell'impostazione e il contenuto.
Siamo molto perplessi sia perché per la prima volta viene rotto il tabù dell'invarianza della pressione fiscale, perché di poco ma qualcosa aumenta, e noi siamo preoccupati in prospettiva. Perché? Perché di fatto non abbiamo ancora rassicurazioni per quanto riguarda il debito in materia di sanità delle aziende sanitarie. Vorremmo avere rassicurazioni al riguardo al più presto, anche perché l'adeguamento alle aliquote, le nuove aliquote IRPEF, avrebbe potuto avvenire in forma diversa, senza portare a un lieve ma pur effettivo aumento della pressione fiscale. Altre regioni hanno perseguito questa strada. In più, certamente non rientra tra le priorità dei toscani quello di compensi dei manager, delle partecipate della Toscana. Anche per oggi non si vola, il Pegaso non riprende a volare, e tutto questo per colpa della maggioranza di centro-sinistra. E poi ve lo voglio dire proprio chiaramente, quando si presentano provvedimenti in materia di natura finanziaria, ecco, quei provvedimenti dovrebbero essere con solo norme di natura finanziaria, invece constatiamo che molte disposizioni non hanno natura finanziaria ma di carattere manutentivo, cioè servono a far sì che possa essere ristabilito l'ordinamento in delle situazioni che devono essere cambiate. Prima variazione di bilancio del 2022, e tutto ci saremmo aspettati in un periodo come questo, forse il periodo più drammatico degli ultimi 50 anni, quando sembrava fossimo arrivati alla fine dei due anni terribili della pandemia, arrivano i danni della guerra tra Russia e Ucraina, il bilancio della Regione Toscana arriva in aula. E cosa scopriamo? Che le preoccupazioni della Regione sono, da una parte, aumentare le tasse, e dall'altra garantire il raddoppio degli stipendi ai manager pubblici. Siamo allibiti da tutto questo. In realtà non si tratta di un aumento delle tasse, peggio ancora, si tratta dell'aumento dell'aliquota regionale IRPEF puntata su chi guadagna tra i 50 e i 55 mila euro lordi all'anno. Si tratta dei soliti 145 mila, 150 mila circa cittadini toscani, che altro non sono che i giovani imprenditori, le partite IVA, le ditte individuali, i baristi, i ristoratori, i liberi professionisti, gli avvocati, i commercialisti, cioè quella fascia produttiva che esce dalla crisi, la Regione Toscana oggi li colpisce con un adeguamento dell'IRPEF, gli aumenta le tasse. E dall'altra parte si va a fare quella che noi abbiamo denominato legge Becattini, cioè a quella legge che consente a chi è nominato presidente di una partecipata della regione di potersi accollare anche lo stipendio da amministratore delegato, perché magari come presidente percepisce troppo poco. Contrarietà, per quanto portata all'esame dell'Aula, è stata espressa anche da Lisa Tozzi del gruppo Misto e Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle, che ha posto l'accento sull'improvvisazione dei provvedimenti. Sicuramente, purtroppo, è un giudizio ancora una volta negativo. Non ci ha stupito in positivo neppure stavolta la Giunta. Si tratta purtroppo ancora una volta di una serie di provvedimenti e di misure che vanno a interessare settorialmente alcuni territori. Quindi sono interventi isolati, anche in questo caso privi di una sostanziale organicità. Stavolta però ci sono due misure sulle quali ci siamo soffermati anche in commissione. La prima, che è l'aumento della pressione fiscale, è innegabile, benché ci venga, come dire, passato il concetto di un allineamento a livello nazionale dei provvedimenti di riduzione delle aliquote, in realtà questa sarà una misura che impatterà, e impatterà soprattutto su quei ceti medi che purtroppo in questo paese scontano evidentemente il fatto di essere coloro che in qualche misura, come dire, sostengono il PIL nazionale. Ancora una volta si fa una scelta ben precisa. Oggi il cittadino toscano che magari ha una partita IVA, che magari fino appunto a qualche mese fa aveva una trattenuta IRPEF del 41% guadagnando 50.000 euro, ad oggi non solo avrà ancora il carico fiscale appunto che magari è legato a una partita IVA, ma avrà una trattenuta del 43% e un'addizionale regionale più alta. Questo è il quadro. Su una misura che comporterà per la Regione Toscana un aumento di circa 450.000 euro. Su questo avevamo cercato di neutralizzare, proprio in virtù della contingenza economica che ci troviamo a vivere, l'impatto immediato sulle tasche dei cittadini di questo emendamento. Questo non è stato possibile, paradossalmente, perché avremmo intaccato un fondo che va a preservare le perdite delle società partecipate.
Questa variazione di bilancio è incomprensibile. Innanzitutto siamo a marzo e la Regione fa una variazione di bilancio su interventi spot completamente slegati da una programmazione organica e coglie l'occasione essenzialmente di aumentare gli stipendi ai presidenti del Consiglio di amministrazione che possono cumulare il reddito come amministratore delegato. Visto il periodo di grande incertezza e crisi economica, riteniamo questa decisione veramente fuori luogo e anche un messaggio veramente sgradevole verso i cittadini che tutti i giorni sono a combattere con le difficoltà economiche, della mancanza di lavoro e tutto quello che sappiamo benissimo legato sia all'aumento dei costi dell'energia che delle materie prime e anche delle derrate alimentari. Una data simbolica, il 21 marzo, un impegno da prendere ogni giorno, quello del contrasto alla mafia, che sia quella tradizionale o quella sofisticata, che ha cambiato pelle, ma rimane uno dei mali di questo paese. Siate protagonisti della storia che difende tutti i diritti, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, rivolti agli studenti presenti al Teatro della Compagnia, per la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera Toscana. È stato proprio il referente regionale, Don Andrea Bigalli, a parlare della situazione attuale, dove la mafia, soprattutto nel sud della regione, si mischia con i tentacoli degli oligarchi russi. A questi casi si sommano quelli già conosciuti e portati all'attenzione pubblica dall'inchiesta Cheu o dalle indagini su Prato. Insomma, quanto basta per tenere sempre gli occhi aperti. Noi dobbiamo sempre stare dalla parte giusta della storia, quella che combatte contro le mafie, quella che tutela la legalità, e dobbiamo farlo tutti insieme con un patto sociale, istituzioni, forze dell'ordine, scuole, ragazze, ragazzi. È una sfida collettiva, è un cambio culturale che noi dobbiamo proporre. Il mio impegno in politica nasce proprio per questo, era il 23 maggio del 1992 e arrivò in un evento, in una giornata come questa, di sole, in cui eravamo tante ragazze e tanti ragazzi insieme, la tragica notizia dell'esplosione dell'autobomba e della morte di Giovanni Falcone e della sua scorta. Lì scattò qualcosa dentro, di impegno civico, di impegno collettivo. Ecco, io ai ragazzi ho mandato questo messaggio: non siate mai indifferenti, non giratevi mai dall'altra parte. La mafia si combatte tutti insieme e si combatte solo se ci riusciremo a portare un grande cambiamento culturale in ognuno di noi. Libera ha sempre costruito la sua azione su alcuni presupposti, e direi quello forse anche più importante, guardate, proprio la realtà della memoria, che poi diventa la lettura della storia secondo la prospettiva delle vittime. In questi giorni di guerra diventa un elemento fondamentale riflettere su quali grandi eventi storici vanno cancellati da questa prospettiva globale. La guerra lo è sicuramente, le mafie lo sono più che certamente, visto che ci sono anche delle correlazioni precise fra questa guerra e l'azione delle mafie. In realtà le mafie sono sempre state presenti nelle dinamiche di guerra. Qui però siamo di fronte a notizie che vengono per esempio dalla zona della Maremma, in particolare Follonica, Grosseto, in cui ci si rende conto che gli oligarchi russi legati a Putin sono presenti in quella zona, e non credo solo perché abbiano delle proprietà, sicuramente ci sono anche delle dinamiche molto oscure su cui bisogna investigare e su cui ci stanno, appunto, sono in corso delle inchieste. Allora, vuol dire che le guerre sono collegate fra di loro, le guerre sono l'elemento di una strategia globale di asservimento degli esseri umani, della riduzione degli esseri umani a meri fattori produttivi che possono essere poi tranquillamente sacrificati. Questa è la grande logica delle mafie. Lo sa bene Giuseppe Creazzo, procuratore della Repubblica di Firenze, che è in prima linea per contrastare questi fenomeni. Naturalmente il capoluogo non sfugge a queste logiche, visti i tanti interessi in ballo, e le forze dell'ordine non si possono permettere di abbassare la guardia. Il pericolo maggiore è quello di sottovalutare le mafie e i fenomeni mafiosi, perché non ricorrono più o non ricorrono più tanto ad azioni violente ed eclatanti. La stagione delle stragi
è finita, è stata acquisita dalle mafie, dalla Cosa Nostra, ma anche dall''Ndrangheta, dalla consapevolezza che non conviene sfidare apertamente lo Stato, ma conviene, come hanno sempre fatto storicamente, infiltrarsi senza far troppo rumore. E quindi l'attenzione deve essere ancora più importante, le inchieste giudiziarie anche in Toscana dimostrano che il pericolo è grave. Abbiamo fatto numerose indagini che hanno consentito di accertare che le mafie investono, si infiltrano, cercano di incunearsi anche all'interno di imprese, di acquisire favori dalle istituzioni. Abbiamo dimostrato che alcuni imprenditori, anche locali, con pochi scrupoli, non hanno avuto molti scrupoli appunto a fare affari con le mafie, per cui bisogna tenere alta l'attenzione, perché altrimenti la corruttela che le mafie portano con sé potrebbe inquinare maggiormente la parte sana dell'economia e quindi anche della società.